Buongiorno giovani, a 48 ore di distanza dall'inizio della free agency è già successo di tutto. Andiamo a fare un recap completo, ragazzi, squadra per squadra, tutto quello che si è mosso, ragazzi. Nulla escluso. Ho fatto un lavorone. Vai! Ragazzi, penso che questa volta dobbiate veramente apprezzare lo sforzo. In un documento Google ho messo squadra per squadra tutto quello che hanno fatto nelle prime 48 ore di mercato. Il link a questo documento ve lo condivido qui sotto in descrizione. Direi che si può partire e andare in rigoroso ordine alfabetico, quindi Atlanta Hawks. Atlanta Hawks hanno firmato Aaron Holiday per un anno in uscita dai Phoenix Suns. Può fare il backup playmaker di DeJounte Murray e Trae Young in uscita dalla panchina. Hanno poi dato Ryan Rollins a Golden State, rookie che si è fratturato il piede, per cui non lo vedremo in Summer League. E poi, ovviamente, lo scambio DeJounte Murray, quindi Murray e Jock Landale da San Antonio ad Atlanta in cambio di Danilo Gallinari, e quattro prime scelte: la 2023 di Charlotte, la 2025 e 27 loro non protette, e la 2026 è una pick swap proprio con San Antonio. L'altro movimento fatto è la cessione di Kevin Huerter ai Sacramento Kings in cambio di Justin Holiday, Mo Harkless e una futura prima scelta. Perché questo scambio? Per dare via un contratto a lungo termine e pesante, prendere due contratti in scadenza e alla fine dell'anno poter offrire l'estensione a DeJounte Murray. Voto agli Atlanta Hawks, sicuramente positivo, perché alla fine portarsi in casa un All-Star in cambio, ok, di scelte, tante scelte, ma è sinonimo di voler provarci, almeno di voler provare a far qualcosa. Boston Celtics, Danilo Gallinari firmerà per 2 anni a 13 milioni, è l'unica firma che hanno fatto in free agency almeno per ora. Però arriva anche Malcolm Brogdon da Indiana in cambio di Daniel Theis, Aaron Nesmith, Nick Stauskas, Malik Fitz, Juan Morgan e la prima scelta del 2023. Due giocatori che possono dare una grande mano per allungare le rotazioni sono in particolar modo Malcolm Brogdon, un playmaker, quindi un giocatore che può portare palla e che comunque non è attaccabile o non così tanto difensivamente. Gallinari invece può mettere punti ed è ovviamente attaccabile difensivamente, ma sufficientemente protetto da tutti gli altri, in particolar modo da Time Lord. 2 anni in realtà è un 1 più player option per il secondo alla mid level, quindi 6 milioni e mezzo di dollari a stagione. Brooklyn Nets, signori, Brooklyn Nets, a parte la richiesta di trade di Kevin Durant, il casino Kyrie Irving, tutto quello che ci sta girando attorno, in realtà i Brooklyn Nets per ora hanno fatto solamente questo: hanno confermato Nick Claxton e Perry Mills, rifirmandoli rispettivamente 2 anni a 20 milioni e 2 anni a 16 milioni. Hanno poi preso Royce O'Neal da Utah in cambio di una prima scelta. Poco dopo aver preso Royce O'Neal, Kevin Durant ha chiesto la cessione. Che non vada d'accordo con Royce O'Neal? No, chiaramente no. Però per il momento Brooklyn è una contender. Fin tanto che ha Kyrie, Durant, Simmons, Mills, Claxton, Royce O'Neal, Joe Harris e tutti questi qua, direi che può al momento considerarsi ancora una delle squadre favorite. Poi entro breve dovremo saperne di più. Charlotte Hornets hanno fatto pochino anche perché tutti i piani degli Charlotte Hornets sono andati a farsi benedire con i recenti problemi giudiziari di Miles Bridges. Miles Bridges pare abbia picchiato la compagna ha postato delle foto in condizioni pietose su Instagram, e se dovesse essere confermato, io fossi negli Charlotte Hornets taglierei i ponti, ma fossi nella NBA taglierei i ponti. Miles Bridges si è giocato i soldi, la carriera, si è giocato tutto con questa cosa, ed è una cosa che pare andasse avanti da un po', per cui ha un problema. Spero che in qualche modo, se verrà confermato, possa in qualche modo finire in carcere, ragazzi. Non è che ci siano vie di mezzo. Comunque, Charlotte ha ceduto la propria scelta, la propria pick a New York. New York poi vedremo la ceduta a Detroit. E l'altro scambio minore è sempre il giorno del draft, è il giorno dopo il draft, sempre con uno scambio di pick e giocatori. Andiamo ai Chicago Bulls. I Chicago Bulls hanno esteso, quindi rifirmato, Zach LaVine, 5 anni, 212 milioni e mezzo, Supermax.
dovevano farlo. Hanno firmato Andre Drummond per 2 anni a 6 milioni. Andre Drummond, che è comunque un centro diverso da Vucevic, può dare un'altra dimensione ai Chicago Bulls. E poi è tornato il figlio al prodigo, Derrick Jones Jr., che era finito nel giro della trade Markkanen a Portland e adesso è tornato ai Chicago Bulls per 2 anni a 6 milioni e 6. Occhio ai Chicago Bulls, che saranno attivi sul mercato perché Vucevic è in scadenza, Coby White era dato partente già da mo, quindi secondo me Chicago non finisce qui. Cleveland ha preso 2 playmaker, ha firmato 2 playmaker per ora. Ricky Rubio, 3 anni e 18 milioni, firma dovuta, anche se Ricky Rubio rientrerà a stagione ampiamente in corso perché si è rotto il crociato a dicembre dell'anno scorso. Però aveva fatto talmente bene sia da un punto di vista tecnico che di leadership che non potevano non confermarlo. Nel frattempo hanno firmato per 1 anno Raul Neto in uscita da Washington, farà il backup playmaker, il playmaker in uscita dalla panchina al posto di Garland, e vedremo poi se Sexton rimarrà oppure no. I Dallas Mavs, Javallone McGee, 3 anni 17 milioni, bella firma, anche se JaVale ha 34 anni, ma è un rollante della Madonna. Se gli dai un Doncic di fianco, Javallone secondo me può finire anche la stagione in doppia doppia di media, e non scherzo. Pare che l'intenzione sia quella di partire con Wood da numero 4 e JaVale da numero 5. È un bel passo in avanti rispetto a Powell, Kleber, ovvero i non lunghi della scorsa stagione. Ottima scelta secondo me di Dallas. Ha rifirmato anche Theo Pinson. È arrivato il giorno dopo il draft Jaden Hardy in cambio di 2 seconde scelte. Ricordiamo che Jaden Hardy era un anno e mezzo fa colui che si giocava i primi 2-3 posti del draft NBA di quest'anno. Poi è sceso alla grande, è sceso fino al secondo giro al draft, e se la giocavano lui e Chet Holmgren e un pochettino Banchero, ma lui e Chet Holmgren, poi crollato. E poi ovviamente lo scambio Christian Wood per Boban Marjanovic, Sterling Brown, Trey Burke, Marquise Chris, Wendell Moore Jr. Wendell Moore Jr. è in realtà la scelta numero 26 di quest'anno, perché la pick è stata scambiata prima del draft ed è stato scelto appunto Wendell Moore Jr. Denver Nuggets, altra squadra che si è mossa alla grandissima. Nikola Jokic ha esteso contratto più ricco della storia dell'NBA, 5 anni 264 milioni di dollari. Hanno firmato anche Bruce Brown in uscita dai Nets per 2 anni a 13 milioni e DeAndre Jordan, che comunque sarà un uomo spogliatoio se tutti continuano a firmarlo, per 1 anno. Gli scambi, il giorno del draft hanno dato via Jamichael Green e una prima scelta protetta per 2 seconde e Peyton Watson, che è stata poi la scelta, credo, non lo so. Comunque, in realtà, questa trade è stata fatta per generare una trade exception del valore dello stipendio di Jamichael Green più 100.000 dollari, quindi attorno agli 8.5. E poi, soprattutto, lo scambio che ha mandato Washington, Monte Morris e Will Barton in cambio di Kentavious Caldwell-Pope e Ish Smith. Attualmente il quintetto base di Denver è Jamal Murray, KCP, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Nikola Jokic. Dalla panchina Jeff Green, Bones Island, Bruce Brown, volendo di Andre Jordan. Si sono veramente mossi bene, pagano uno sproposito e pagheranno uno sproposito di luxury, però Denver è convinta di poter arrivare fino alla fine con questo core di giocatori. Detroit, altra squadra che si è mossa molto bene. Hanno rifirmato Marvin Bagley a 37 milioni per 3 anni, hanno preso Kevin Knox in uscita da Atlanta 2 anni per 6 milioni e poi si sono mossi alla grande durante il draft. Hanno dato una mano ai New York Knicks assorbendo il contratto di Kemba Walker più la pick che era di Charlotte, è transitata per New York ed è arrivata a Detroit di Jalen Duren, e poi ha assorbito i contratti di Nerlens Noel e Alec Burks per consentire ai Knicks di avere spazio per firmare Jalen Brunson, e lo vedremo dopo. Prima del draft la trade Jeremy Grant, quindi una prima scelta del draft 2025, 2 seconde. Jeremy Grant in scadenza è andato a Portland, preso grazie alla trade exception generata dalla trade di CJ McCollum dell'anno scorso, quindi insomma buon movimento sia per Detroit sia per Portland.
Golden State Warriors, per il momento hanno rifirmato Kevon Looney, giustamente 3 anni a 25 e mezzo, e poi Donte Di Vincenzo, 2 anni a 9 milioni e 3. Bella presa, devo dire, sono andati via Gary Payton, Juan Toscano Anderson, Otto Porter, per carità, ma bella presa. Donte Di Vincenzo è un giocatore di sistema, è un giocatore che fa il suo in difesa ed è affidabile in attacco. The Big Ragù, magari viene pure naturalizzato italiano e magari potrebbe essere il secondo italiano a vincere il titolo, non mi espongo. Comunque, Di Vincenzo secondo me è bella firma. E poi ovviamente lo scambio di cui abbiamo già parlato con Atlanta per Ryan Rollins, che si è rotto. Houston Rockets hanno rinnovato Jayson Tate, che aveva la team option, o comunque aveva la possibilità di essere esteso, 3 anni, 22 milioni e 100 mila dollari, e poi un paio di movimenti, ovviamente quello di Christian Wood, di cui abbiamo già parlato, e uno scambietto durante il draft che ha fatto in modo di avere due seconde scelte per gli Houston Rockets, più la scelta che poi è diventata Ty Washington Jr., che è un playmaker che potrebbe uscire dalla panchina a questo punto, dal momento che Kevin Porter Jr. e Jalen Green saranno il backcourt ufficiale della prossima stagione. Era dato forse un po' più in alto Ty Washington, è stato scelto attorno a 26-27, mi pare, se non sbaglio. Comunque playmaker di riserva. Indiana Pacers hanno rinnovato Jalen Smith, che era stato acquisito da Phoenix l'anno scorso, rookie di belle speranze che a Phoenix non ha avuto spazio, rinnovato per 2 anni, e poi ovviamente una trade minore durante il draft, e poi l'addio a Malcolm Brogdon per, in sostanza, una prima scelta, Aaron Nesmith, che secondo me ha un minimo di spazio, a questo punto potrà anche averlo a Indiana, Daniel Tice, che secondo me è merce di scambio, verrà poi rigirato altrove, chi lo sa. I Clippers, altra squadra che si è mossa alla grande, non doveva far altro che rinnovare ed estendere. Non c'è ancora l'ufficialità di John Wall, perché bisogna attendere qualche giorno, ma qua quasi quasi la scrivo. Allora, John Wall, 2 years, virgola, dollari, 13 million. John Wall firma per 2 anni con la mid-level, quindi 6 e mezzo, lo stesso contratto di Gallinari. Hanno rinnovato Nick Batum per 2 anni, hanno rinnovato Amir Coffey 3 anni a 11 milioni, hanno rinnovato Zubac 3 anni a 33 milioni. Col rientro di Paul George, di Kawhi Leonard, l'arrivo di John Wall, sono sulla carta la squadra più lunga, profonda e esperta anche della NBA per poter arrivare fino al premio finale. Los Angeles Lakers non possono far altro che muoversi coi minimi salariali e con la mid-level. Con la mid-level hanno preso Lonnie Walker in uscita da San Antonio, 1 anno a 6 milioni e mezzo. Al minimo hanno preso Damian Jones per 2 anni, Troy Brown Jr. per 1 anno e Juan Toscano Anderson per 1 anno. Non possono fare altrimenti, devono agire di minimi salariali, quantomeno rispetto all'anno scorso hanno investito su giocatori più giovani, c'è poco altro da aggiungere. L'anno scorso erano arrivati Rondo, Howard, Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Trevor Ariza, quest'anno almeno sono sotto i 30 anni, almeno un po' d'atletismo ci sarà, insomma. Memphis, rinnovo di Jamorant, 5 anni a 193 milioni di dollari, il rinnovo di Tyus Jones, 2 anni a 30 milioni, il giusto premio dopo una stagione veramente strepitosa di Tyus Jones, che ha fatto addirittura meglio quando Jamorant non c'era. E poi qualche scambio minore come Kenneth Chandler, sempre il giorno del draft, tutti il 24 giugno, la presa di Jake Laravia o Laravia con Minnesota per la scelta che ha portato a Walker Kessler, che poi è rientrato nello scambio Gobert, lo vedremo dopo, e poi la presa di Danny Green, che verrà tagliato, risparmiato 10 milioni, per di Anthony Melton, che finisce ai Philadelphia 76ers, mossa fatta per liberare spazio salariale. Miami Heat, la conferma di Victor Oladipo, 1 anno a 11 milioni, la conferma di Dwayne Dedmon, 2 anni a 9 milioni, aggiungo io la conferma di... la conferma di Udonis Haslem per un altro anno, 20ª stagione NBA anche per lui come LeBron James, e poi vedremo, perché secondo me stanno spingendo molto per andare su Donovan Mitchell, ma Utah vorrebbe rifondare
su Donovan Mitchell. Non so se abbia pazienza Mitchell di aspettare 2, 3, 4 anni per avere di nuovo una squadra competitiva. Sta di fatto che al momento questo è. Milwaukee Bucks, rifirma di Bobby Portis, 4 anni a 49 milioni. La firma di Joe Ingles, che ha il crociato rotto ma dovrebbe rientrare in corso di stagione per la mid-level a 6,5. La rifirma di Wes Matthews, che ha giocato una buona stagione quest'anno a Milwaukee. Javon Carter, rifirma anche per lui, 2 anni a 4 milioni e 6. E sostanzialmente rimangono tutti, si spera, con un Middleton in più nei prossimi playoff. Minnesota Timberwolves, oh, la regina del mercato, almeno quella che finora si è mossa di più e sacrificando di più in realtà. Kyle Anderson, 2 anni a 18 milioni, e Torian Prince, 2 anni a 16 milioni, ha rinnovato. Poi tanti movimenti il giorno del draft fino a ieri sera, quando Rudy Gobert viene prelevato dagli Utah Jazz in cambio di Leandro Bolmaro, Jared Vanderbilt, Walker Kessler, che è stata la scelta del draft di quest'anno, Patrick Beverley, Malik Beasley e, signori e signore, 4 prime scelte, che diventano 5 se si aggiunge il giocatore scelto quest'anno, più pare una pick swap, ok? Anzi, confermata la pick swap, quindi 2023. Prima scelta, protetta top 12. 2025-2027, non protette. 2029, protetta top 5. E pick swap 2026. Cosa vuol dire? Vuol dire che i Minnesota Timberwolves e gli Utah Jazz, se gli Utah Jazz dovessero avere una scelta più bassa rispetto a Minnesota, hanno i diritti di fare cambio, quindi di prendersi la scelta più alta. Follia, Rudy Gobert, 30 anni, contrattone incredibile, va ad aggiungersi al rinnovo di Karl-Anthony Towns, che ancora non è ufficiale, perciò non lo trovate scritto qui, ma si parla di un rinnovo esattamente come quello di Devin Booker, 214 milioni di dollari o giù di lì. È un investimento importante di Minnesota, quello giusto non lo so, ditemelo voi nei commenti, per me è una follia sacrificare tutto il futuro per Rudy Gobert. Però sono molto curioso adesso di vedere Karl-Anthony Towns giocare da 4, Rudy Gobert coprirlo difensivamente. Twin Towers, ragazzi. New Orleans Pelicans, anche qui non è ufficiale ancora, ma pare che Zion Williamson estenda 5 anni a 192 milioni, stesso contratto di Ja Morant, stesso draft di Ja Morant, e alla fine era doveroso anche questo. Nonostante i tanti dubbi, non puoi permetterti di perdere Zion Williamson gratis, quindi giusto così. New York, la squadra che si è mossa peggio in questo mercato, secondo me. Jalen Brunson, 4 anni 104 milioni, un sacco di soldi. Mitchell Robinson, 4 anni 60 milioni, Isaiah Hartenstein, 2 anni 16 milioni. C'è poi stato tutto un movimento di scambi e di scelte di giocatori durante il draft, ne abbiamo già parlato per le altre squadre, quindi Jalen Duren, che poi è stato girato a Detroit, e lo vediamo poi qua sotto, quindi la trade iniziale con Charlotte è poi stata ha avuto come conseguenza quella con i Detroit Pistons. Si sono liberati di 3 contratti per far spazio a Jalen Brunson e basta, per ora basta. Oklahoma City Thunder, estensione di Lu Dort, 5 anni a 87 milioni e mezzo, contratto strepitoso per me, 17 milioni e mezzo a stagione per 5 anni a un giocatore di sistema, difensore eccelso come Lu Dort. Bella scelta, anche perché è un contratto ampiamente scambiabile, Lu Dort a mercato, per cui grande scelta. E poi lo scambio, insomma, con i Denver Nuggets per Jamichael Green, scambio, diciamo, fatto più per Denver che per Oklahoma City. Adesso vediamo che fine farà Jamichael Green, difficilmente rimarrà lì. Orlando Magic hanno rifirmato Gary Harris, 26 milioni per 2 anni, aveva giocato una gran stagione secondo me e è stato rifirmato da Orlando, e soprattutto la rifirma di Mo Bamba, che in realtà era dato sicuro partente e alla fine rimane lì. È stato firmato anche Bol Bol, non c'è in questo schemino, ma lo aggiungerò. Free agency Philadelphia 76ers. I Philadelphia 76ers stanno provando a ricostruire palesemente gli Houston Rockets 2019. Prendono Tucker a 3 anni per 33 milioni, Daniel House 2 anni a 8,5, Traveling Quinn, che comunque faceva parte della G League di quei Rockets, 2 anni a 3,
e 3. Nello scambio poi con Memphis è arrivato di Anthony Melton, adesso ci si aspettano ulteriori movimenti, in particolar modo qualche chance di liberarsi del contratto di Tobias Harris. Phoenix Suns, in attesa di capire cosa succederà con DeAndre Ayton e tutta l'affair Kevin Durant, vedremo, rifirma e estende Devin Booker, 4 anni, 214 milioni, stesso contratto che arriverà a Karl-Anthony Towns, sarà in copertina di NBA 2K23, e firma per un anno di Damian Lee in uscita dai Golden State Warriors. Portland, Anfernee Simons, 4 anni a 100 milioni, Gary Payton II, 3 anni a 28, Drew Eubanks un anno e bisogna aggiungere Yusuf Nurkic, 70 per 4 anni, lo aggiungo subito, Nurkic, 4 years, virgola, dollari, 70 million. E poi l'arrivo di Jeremy Grant, ne abbiamo già parlato. Che cosa vogliano fare i Portland Trail Blazers con questa squadra? Non lo so, siamo sempre lì. Come fai a convincere Lillard della bontà di un progetto quando di fatto hai la stessa squadra dell'anno scorso con un Jeremy Grant in scadenza e Gary Payton II che prima di arrivare a Golden State era stato scartato da 10 squadre. Poi per carità, tutto può succedere. Ma difficilmente hanno attualmente gli asset per arrivare a qualche superstar. E... boh. B-O-H. Boh. Sacramento Kings, altra squadra di cui non si comprendono esattamente i movimenti. Malik Monk, 2 anni a 19 milioni. L'arrivo di Kevin Huerter da Atlanta. E adesso sulla carta non hanno nemmeno un brutto quintetto con Fox, Monk, Huerter, Sabonis... e un lungo, mettetecelo voi. E il problema è che mi pare una squadra che si muove senza un progetto futuro, cioè pigliano e, però vabbè, sarò io il problema, ecco, sarò io. Comunque quantomeno qualcosa l'hanno fatto e stanno provando a dar seguito alla trade Sabonis dell'anno scorso con il tentativo di arrivare quantomeno in zona playoff. Il fatto è che la Western Conference dell'anno prossimo sarà un massacro, un vero e proprio massacro. San Antonio Spurs, l'addio di DeJounte Murray, ne abbiamo già parlato, arriva Danilo Gallinari verrà tagliato tra qualche giorno, dopo il taglio Gallinari firmerà con i Boston Celtics e San Antonio che finalmente si libera di Lonnie Walker e finalmente riparte da zero. Brett Brown, ex allenatore di Philadelphia, torna a fare l'assistant coach di Popovic. Popovic conferma che tornerà in panchina la prossima stagione, non si sa se sarà l'ultima o meno, però insomma magari è anche nuova vitalità, nuova frizzantezza per Popovic, riallenare una squadra giovane. Staremo a vedere. Toronto Raptors, la conferma di Chris Boucher a 3 anni a 35 milioni, la riconferma di Thaddeus Young a 2 anni a 16 milioni, la presa di Otto Porter Jr. 2 anni. Movimenti comunque che ci stanno, Chris Boucher chiama tanti soldi, ha 30 anni, ricordo, non è giovanissimo, e magari verrà inserito in qualche scambio in futuro, adesso si parla addirittura che Toronto possa essere una mina vagante per Kevin Durant, mettendo sul piatto ovviamente il rookie dell'anno, anche Scottie Barnes. Occhio, perché Toronto avrebbe gli asset per provare a prenderlo. Utah Jazz, abbiamo parlato della presa di Royce O'Neal, dell'addio di Rudy Gobert, gli Utah Jazz che in queste prime 48 ore di mercato free agency ha già raccattato 6 prime scelte per i draft futuri. Ha un allenatore di 34 anni, firmato per 5 stagioni, se non sono segnali questi di voler rebuildare, non so quali segnali dovremmo attendere ulteriormente. Donovan Mitchell è disposto ad aspettare che risorga dalle ceneri questa franchigia? Io ho i miei dubbi, però per il momento i Jazz continuano a sostenere di voler costruire su Donovan Mitchell. Ultima squadra, Washington Wizards, il rinnovo di Bradley Beal, 5 anni, 251 milioni, si sapeva, la firma di Delon Wright, 2 anni e 16 milioni, e Anthony Gill, 2 anni, non si sa per quanti soldi. Volete parlare realmente di Washington? Io non tanto. Ci sono Porzingis, c'è Kuzma che è un po' sulla bocca di tanti per quanto riguarda il mercato, e Bradley Beal, che rimane lì, 5 anni, 251 milioni, a svernare. Comunque,
Questo è quanto, ragazzi. Vi ho elencato tutto quello che è successo nelle prime 48 ore di free agency. Un applauso al Franz, mettete un like per favore a questo video, sostenete il canale con l'iscrizione, noi ci vediamo su Twitch per seguire live i movimenti, su TikTok dove sto crescendo molto, ragazzi, vi invito ad andare lì, e poi un po' ovunque, ragazzi, ma sono dappertutto, quindi niente, buon weekend!